Qual è secondo lei lo spunto più significativo emerso dalla conferenza? Ma sicuramente direi la parte iniziale sui megatrends è stata veramente illuminante per certi versi e sono le cose che poi uno cerca in queste conferenze qui, la possibilità di un po' espandere gli orizzonti, no? Di entrare in contatto con quella che non è la quotidianità dell'ufficio. Aver avuto la possibilità di vedere un po' i possibili scenari, per quanto ovviamente visti da un'altezza molto elevata, che poi va calata come dire, su una realtà più vicina a noi e all'operatività con cui ci confrontiamo, è però uno stimolo a fare delle riflessioni anche in futuro. Secondo lei come si pongono i consumatori rispetto al cotone? Ma io credo che il cotone ancora oggi abbia direi imbattibile nella mente dei consumatori. Cioè, nessuna fibra è in grado minimamente di rivaleggiare con quello che il consumatore vede nel cotone, quindi l'abbiamo visto anche dagli interventi di oggi e la relazione di oggi e credo che sia un aspetto che non andrà a decrementarsi nel futuro. Quali pensa siano le maggiori sfide e opportunità per l'industria del cotone? Ma io direi due, una è tecnologica. Nel senso espandere, diciamo così, gli ambiti di applicazione del cotone, magari venendo incontro alle esigenze di performance che il mercato e i consumatori hanno e che abbiamo anche visto oggi, quindi sempre un po' più di tecnologia. E dall'altra parte, se vogliamo, anche opposta, ma che viene un po' incontro a quello che dicevamo dell'unione fra natura e tecnologia, è sviluppare sempre di più la parte green del cotone, quindi attenzione agli impatti ambientali, insomma, a come lo si cresce, a tutto il processo produttivo, perché appunto dia sempre più garanzia di essere, oltre che una fibra naturale, anche ad avere un impatto veramente basso.